Ciao, visto che ricevo sempre le stesse domande riguardanti la manifestazione, adesso faremo un video con le domande più frequenti. Come si manifesta? Partiamo dalla concezione che il simile attrae il simile, quindi ciò che tu proietti, l'energia che stai proiettando è quella che ti tornerà indietro. Manifestiamo sempre, quindi è una questione di indirizzare le nostre energie nella maniera giusta. Focalizzati su ciò che vuoi come se ce l'avessi già. Fai dieta mentale, quindi privati di pensieri, assunti e negatività di ogni genere e scegli delle tecniche di manifestazione per aiutarti a vivere nel desiderio avverato. Parlando sempre di simile attrae il simile, quindi l'energia che tu stai proiettando è quella che ti torna indietro, smettete di focalizzarvi sul vostro desiderio, sul fatto che non ce l'avete. Iniziate a credere che ce l'avete. Nel momento in cui iniziate a credere che ce l'avete già, iniziate a comportarvi come se ce l'aveste già, prima o poi la vostra realtà 3D inizierà ad essere simile a quella che vivete qui dentro, quindi si deve conformare per forza e il vostro desiderio si manifesterà per l'appunto qui nel 3D. Qual è il metodo migliore per manifestare? La tecnica giusta la scegliamo noi, insomma dipende da quello che ci piace fare. Ti piace scrivere? Scegli delle tecniche di scripting. Ti piace parlare? Sei una persona che parla molto? Scegli le affermazioni. Sei una persona che adora volare in alto con l'immaginazione? Scegli le tecniche di visualizzazione. Come manifestare la persona specifica? Ragazzi, c'è una playlist piena di video sul mio profilo su come manifestare la persona specifica, le tecniche, eccetera. Devi vivere nel desiderio avverato, devi credere che la persona specifica sta già con te e applicare le tecniche. È semplice, non lo rendiamo più complicato, manifestare la persona specifica è semplice. Parlate tutti di Loa, seguo tanti creator, ma sono più confuso di prima. Quello che posso consigliarti di fare è, se sei confuso, non guardare video di TikTok, ma devi leggere. Quello che ti posso consigliare è 7 principi ermetici e le 7 leggi spirituali del successo. Inizia leggendo questi due libri per avere un'infarinatura generale su cosa è, in generale, la manifestazione. Manifestare un lavoro? Non ne parli mai, non ne parlo semplicemente perché è una cosa che mi viene richiesta poco. Comunque sia, manifestare un lavoro è molto semplice, devi prima di tutto capire che cosa ti piace fare. Perché facendo introspezione e capendo cosa ti piace fare, ci sarà più la possibilità per te di attirare un lavoro che è più allineato con quello che sei, con quello che vorresti essere. Ciò che devi capire è se vuoi un lavoro mentale, se vuoi un lavoro fisico, se vuoi un lavoro da guida, guidare le altre persone. Devi fare introspezione, che cosa ti piace fare, che cosa vorresti fare, cosa ti piaceva fare da bambino, quali sono le tue passioni. Devi sommare tutte queste cose. Una volta che hai individuato il lavoro specifico che vorresti fare, allora lo manifesti. Vedo tanti numeri angelici e persone che assomigliano a PS. Che significa? Non significa niente. È il tuo sistema di attivazione reticolare, che è letteralmente un filtro che si occupa di mandarti dei segnali al cervello ogni qualvolta vedi qualcosa inerente alla tua manifestazione, quindi inerente a quello che ti interessa in questo momento. Se stai manifestando una borsa, la vedi in giro, letteralmente ti arriva un segnale che ti spinge a prestare attenzione a quella cosa. Non è niente, fai semplicemente più caso a queste cose perché le stai manifestando e di conseguenza ti interessano. Continua, insisti a non frenarti con i numeri angelici o con le persone che assomigliano a persona specifica. Non ti frenare, devi continuare a manifestare. Perché non riesco mai a manifestare niente? Non è che non manifesti niente, manifesti l'opposto, è impossibile non manifestare niente. Manifesti l'opposto perché continui ad affermare, questa è un'affermazione, che non riesci a manifestare niente, di conseguenza continuerai a non vedere quello che vuoi nella tua realtà tridimensionale, ma l'opposto, ovvero quello che non vuoi. Secondo, campo elettromagnetico basso, quindi non riesci proprio ad attirare quello che vuoi. Terzo, più ti lamenti, più attirerai cose che ti spingeranno a lamentarti di più. Più sei arrabbiata, più attirerai cose che ti faranno arrabbiare ancora di più. Questa è la corrispondenza di energia. Smetti di focalizzarti su quello che non vuoi e focalizzati su quello che vuoi come se ce l'avessi già. Quindi sii grata e positiva perché quelle cose sono già nella tua vita e prima o poi attirerai il suo corrispondente. Vorrei che tutto ciò che desidero con le tecniche avvenisse subito, allora avviene subito a livello energetico, soltanto che prima di vederlo nel 3D ci vuole un po' di tempo e ne ho fatto un video un po' di tempo fa, dobbiamo paragonare la manifestazione ad una gravidanza, tu sai di essere incinta ma il bambino ancora non lo vedi, ci vuole un po' di tempo affinché per l'appunto si sviluppi il pancione. Dieta mentale, pazienza e continuare a vivere nel desiderio avverato. Se tu fai avanti e indietro con le energie, io ho questa cosa, io non ho questa cosa, io ho questa cosa, io non ho questa cosa, quindi un giorno ti senti bene perché vivi nel desiderio avverato, il giorno dopo ti stai male perché non vedi i movimenti nel 3D, secondo te che cosa si manifesta?
Quello che tu stai proiettando, una gran confusione. Nel momento in cui tu esprimi il desiderio, quello è già tuo, quindi nessuno te lo può levare, nessuno te lo può togliere. Devi avere pazienza, devi continuare. Quel desiderio esiste già, deve solo aver tempo di manifestarsi nella tua realtà tridimensionale, che è un po' più lenta rispetto alle altre dimensioni. Come comportarsi con chi ti dice che non è per te o che non riuscirai a manifestare? O lo ignori o gli dai retta. Dipende da te. Tu a cosa credi? Al tuo desiderio o a quello che ti dicono gli altri? Magari gli altri potrebbero dirti qualcosa perché stai manifestando qualcosa che ti fa male, ma ricorda che è sempre una cosa proiettata da te. Quando noi abbiamo dei dubbi o delle paure, attiriamo persone che ci confermano quei dubbi o quelle paure. Se noi siamo sicuri del nostro desiderio, attiriamo persone che ci confermano il fatto che stiamo andando nella giusta direzione. Posso manifestare un desiderio entro una data specifica? Tu puoi tutto. Soltanto che se siete alle prime armi, se avete appena iniziato a studiare la manifestazione, non è una cosa che vi consiglio di fare, perché se non riuscite poi a manifestare quel desiderio entro quella data, poi ci state male. Io vi ringrazio ragazzi per le domande che mi avete fatto, mi raccomando seguitemi e andate a vedere i video che sono nelle playlist, perché ci sono le risposte a tutte le altre domande. Ho veramente trattato qualsiasi argomento, persona specifica, lavoro, paure, eccetera. Ci sono tutti gli argomenti. Seguitemi e andate a vedere quei video.